Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny in questo nuovissimo video in cui voglio mostrarvi quali sono le nuove armature che si potranno ottenere per le tre classi, quindi Cacciatore, Stregone e Titano, con la nuova incursione che verrà introdotta con il Re dei Corrotti, ossia la caduta del re. E vi dico già adesso che in descrizione vi lascerò un link dove potrete vedere con calma tutti i singoli pezzi, sia esteticamente che le loro abilità. Incominciamo subito dicendo che per la prima volta questo raid avrà due set di armatura, una in versione normale e una in versione consumata, potremmo dire. E le differenze di questi due set d'armatura saranno soltanto dal punto di vista estetico. Le abilità apparentemente sono le stesse. Inoltre, ogni singolo pezzo, quindi un casco piuttosto che un paio di guanti, indipendentemente dalla classe o dal set di appartenenza, avranno delle abilità uniche. I caschi ci forniranno la possibilità di avere dei danni critici maggiorati contro i nemici dei corrotti quando raccoglieremo una sfera di luce. I toraci ci forniranno più armatura quando impugneremo la reliquia di questo raid. Quindi da questa descrizione già si può facilmente capire che ci sono una nuova reliquia da poter utilizzare. Come nella volta c'era lo scudo e nella fine di Crota c'era la spada, qui ci sarà qualcosa di nuovo. I guanti invece ci forniranno una velocità di ricarica delle armi maggiore quando saremo in un'aura. Non si sa ancora però cosa possa voler dire. Probabilmente sarà una nuova meccanica che verrà introdotta appositamente per questo raid. E un discorso analogo si può fare pure per gli stivali, che ci forniranno un'agilità maggiore quando ci muoveremo tra le dimensioni. E anche qui non è ancora chiaro cosa voglia dire, quasi sicuramente sarà semplicemente una nuova meccanica che troveremo all'interno del raid del Re dei Corrotti. Oltre a questi perk, naturalmente troveremo quelli dedicati alle statistiche, quindi disciplina, intelletto, forza, più alcuni perk a roll casuale, come quelli che ci sono sempre stati nei pezzi della volta piuttosto che nei pezzi di Crota, che però questa volta potranno essere riforgiati. Quindi, ad eccezione dei perk unici che vi ho mostrato nei minuti precedenti, potranno essere riforgiati, potranno essere modificati sempre casualmente e quindi potremo spendere tutte le nostre risorse alla ricerca del pezzo d'armatura perfetto. Quindi ragazzi, per quanto riguarda questo video sul Re dei Corrotti è tutto. Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto, condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di Destiny e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!